Soy Menegó Tredoca. Io ti ho dato le ali per volare sul mare infinito e su tutta la terra, in alto, sollevandoti facilmente. Avrai parte in ogni festa o convito, e il tuo nome sarà sulla bocca di tutti. Te, con i dolci flauti, giovani ardenti d'amore, melodiosi canti di squisita armonia celebreranno. I 70 anni del Liceo Classico Filelfo di Tolentino. Ascoltiamo le interviste ai protagonisti della cerimonia che si è svolta al Politeama. Questo lungo percorso non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso di tutti coloro che hanno prestato e continuano a prestare il loro servizio e che hanno frequentato e continuano a frequentare questa nostra bella scuola. Quindi dal corpo docente agli studenti, dai genitori al personale amministrativo, ognuno, devo dire, sicuramente ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di questa scuola. Il Liceo Filelfo è stato e deve continuare ad essere un faro di conoscenza, un luogo in cui le idee si fondono, in cui si coltiva il pensiero critico e si celebra la diversità. Ognuno tra i presenti ha sicuramente contribuito al tessuto culturale e sociale di questa comunità educante. Guardando al passato celebriamo i successi e impariamo dalle sfide affrontate, ma guardiamo anche al futuro con speranza, nella promessa di ulteriori successi, innovazioni e opportunità, e con grande determinazione che tutti noi guardiamo avanti, sperando nel ritorno ad una sede che possa offrire maggiori possibilità di crescita e apprendimento. Io sto cercando con tutte le forze insieme all'amministrazione di dare uno spazio diverso ai ragazzi che attualmente frequentano il Filelfo. Io sono convinto che riusciamo a portarli in una situazione più consona in attesa degli spazi del campus. Ci credo e spero che le persone di buona volontà si mettano intorno a questa idea per far sì che i ragazzi possano studiare meglio, perché già sono veramente un'elite, un'eccellenza. È una festa e una grande emozione, perché da ex studente vivere tutta, diciamo, l'epopea del liceo classico a Tolentino è un qualcosa di unico, è il fondamento di tutta la cultura e tutta l'educazione e l'approfondimento che c'è stato nella nostra città per intere generazioni. Tanti tolentinani sono passati tra il liceo classico. La nostra caratteristica, la nostra città è stata sempre quella di essere, no, sopra le classi, sopra le divisioni sociali, e quindi, ecco, è stato sempre bello vedere che tante famiglie hanno potuto, ecco, far conoscere i propri figli il liceo classico e far formare i propri figli al liceo classico. A Tolentino quindi non ha avuto mai questa visione di elite, ma è sempre stato un luogo aperto, un luogo dove si insegnava il valore della democrazia, il valore del coraggio, il valore della libertà. E io ringrazio ancora una volta tutti i miei docenti, perché mi hanno formato a quello che sono oggi, a quello che mi fa oggi padre, marito, uomo impegnato nelle istituzioni, lavoratore, ecco, perché hanno formato in noi uno spirito di comunità, uno spirito verso la società. E quindi, ecco, dico sempre che al liceo classico non si insegna solo greco e latino, ma si insegna a vivere, e quindi li ringrazio veramente per tutto questo. Poi chiaramente sono state tutte le modifiche, no, nella storia. Il 53 inizia il liceo classico, poi abbiamo la scuola avviamento, abbiamo la ragioneria che ha anche una grande tradizione, abbiamo il liceo scientifico, però ecco, questa sera celebriamo il liceo classico e dobbiamo soffermarci su quello anche che è il liceo classico oggi, un liceo classico aperto alle novità della comunicazione, un liceo classico aperto al teatro, un liceo classico aperto a tanti progetti che non sono solo più scuola, non sono, ripeto, solo più fare i compiti di greco e latino, le versioni, è diventato tutt'altro. Dico sempre, si è parlato tantissimo delle strutture, la scuola è corpo e anima, e qui c'è un'anima veramente forte, un'anima solida che appunto fa sì che dopo 70 anni si possa essere ancora tutti qui, intere generazioni, a festeggiare la nostra scuola. È stata una bellissima manifestazione, ringraziamo tutti coloro che l'hanno organizzata e ringraziamo sempre l'Associazione Filelfica, che ha lo scopo della rimembranza, cioè che non si perda questa comunità di conoscenza e di cultura. Io devo dire che ho avuto veramente un grandissimo piacere a scoprire che
Il futuro di questa scuola è assicurato da questi ragazzi che sono veramente bravissimi, veramente incredibile come abbiano saputo organizzare, orchestrare la serata, insomma veramente è una sicurezza per il futuro, perché significa che tra 10 anni insomma sicuramente avremo altre cose da dire e sapranno sicuramente come raccontarle. Campana e spegni quella sigaretta.